Mamma, allora, come ti senti? Proprio i dolori aumentano, sono più forti. Vedrai che spariranno man mano. La cura che ti ha dato il dottore è molto forte. Anzi, ti devo dare anche la medicina. Mamma, io tra poco devo scendere, vedere la signora Teresa a dirti. Ho il tuo ristorante. Non preoccupare, vai figlia mia. Vabbè. Signorina, posso offrire un piccolo omaggio? Grazie. Ti presento Omar, e tu? Selina. Penso che te ne sei accorta che durante la sfilata sono rimasta affascinata dalla tua bellezza unica. La ringrazio, ma ne esagero. Dico solo la verità, ma dammi del tuo. Non mi sembra il caso, ci conosciamo appena. Posso invitarti a cena? Non posso, mia madre che è gravemente malata, mi aspetta. Magari per un caffè? Domani mattina, così scambiamo due chiacchiere. Se ti va, eh? Non farti pregare. Va bene. Thank you.
bellissima. Grazie. Tu che ne dici? No, tutto bene. Spero che questa storia continuerà. Pronto? Cosa stai dicendo? Mia mamma! No! Che cosa è successo? Serena! Ma che ti? Guardami in pace, ma che ti? Ma è nostro figlio, noi ci amiamo! Tu sei pazza! Io non ti amo! Io non amo nessuna donna! L'unica donna a cui ho portato rispetto è mia madre! Tu sei qui per lavorare! E se non abortisci, ti ammazzo, puttana! Avete finito di gridare, eh? Le urla si sentono fin fuori al fabbricato, ma che cazzo sta succedendo? Sta stronza incinta e non vuole abortire! Ma tu dicevi di amarmi! Di amarmi? Basta, basta, tu vai a pulire, ne ho visto sangue e dopo vai a lavorare! Adesso trovo io un amico medico che ci risolve il problema al più presto. Come fai a lavorare in queste condizioni? E poi bambino, come fai a crescere il bambino? Ma io non voglio più fare questa vita, io non sono così! Amore! Ma lui non ti ama! Ti giuro, è proprio innamorato. Ho detto che me lo portare con sé, che mi ama e poi mi aiuta, lui è uscito da questo giro. E allora cosa aspetti? Ho un po' di paura, poi io amo uguale. Si è sceso da noi! Mettetelo bene in testa! No! No!
tesoro, non ti arrabbiare che ti fa male. È vero, ho avuto sempre pietà di lei. Ora la domestico io a dovere. Nessuna donna. Per me siete tutte puttane. Hai capito? Mettitelo bene in testa. Puttane. Ora vattene, va? Vattene! Signorina, la vedo sconvolta. Parlo solo con lui, la prego. Certo, mi chiamo, lo chiamo, io faccio parte della chiesa, della parrocchia, non si preoccupi. Quello è successo. Me lo chiami per cortesia? Sì, vuole un bicchiere d'acqua intanto? No. Allora non si muova. Stia qui, io lo chiamo subito, Mi aspetti. Ma che cos'ha, Don Biagio? La vedo molto pensieroso oggi. È successo qualcosa? Mi è rimasta ancora impresso la faccia di quella ragazzina dell'altro giorno. Una scena da me. Una ragazzina, sì, ma se non mi sanno. Don Biagio, fuori c'è una ragazza sconvolta, piange, disperata, chiede di lei. Falla entrare subito. Vieni. Serena, che è successo? Vieni, dimmi, che c'è? Che è successo a questa ragazza? So, padre. Dobbiamo stare da soli. Non ti preoccupare, lei è la direttrice di una casa famiglia. Puoi raccontare tutto quello che vuoi. È di casa, non ti preoccupare. Anzi, fa una cosa. Sì. Vai a prendere un bicchiere d'acqua. Certo, vedo che non sta proprio bene. Vengo subito. Serena, allora, calma. Non so da dove iniziare. Piano piano, non ti preoccupare. Vai. Allora. Dimmi. Il padre è morto quando ero piccola. La madre doveva lavorare, fare mille sacrifici. Un giorno ho incontrato una persona per strada. Mi chiese di sperare per lui. Io accettai immediatamente. Era una ragazzina. Mi piaceva. E poi iniziava a guadagnare qualche soldo. E iniziò a problemi. Poi un giorno... Su, calmati. Raccontaci, dai. Ma per favore, dici. Io una di queste sfilate... Omar mi stia dicendo. Omar è il suo nome? Sì. Chiesa di andare a vivere con lui. Era dolce, affettuoso, mi innamorai perdutamente. Cioè, quando arrivai da lui, inizialmente non capivo. C'erano altre persone. Mi dissero, sono amico come te, lavorano per me. Un lavoro? Per il mondo. Un lavoro di strada era. Mi è crollato il mondo addosso. Lavoro di prostituzione? Sì. Mi ha venduto a tutti gli uomini.
E comprano corpi senza anima. Calma, bevi, così ti calmi un po', Mi sta tremando tutta. La vedo. Laggiù. Stai calma, su. Poi, un giorno, nausea, vomito. Ho scoperto di essere incinta. Incinta? E di chi? Lo sai di chi è questo bambino che crede? E di lui. Io... con i clienti mi sono sempre profilata. Comunque, non lo vuole. Vuole che abortisca. Cosa ha detto? Io questo bambino lo voglio. Sì. E lui l'ha saputo? Cosa ha detto? Mi odia. Vuole che abortisca. Scommetto che gli dice lui. È vero? Ecco. Sì. Perché a lui non gli conviene avere questo figlio. E certo. Allora tu devi fare una cosa, Serena. Tu devi andare via da quella casa. Mi spiego? Certo. Devi andare via. No. Non sì, posso. Io ti quindi porto non con è me. Il posto per te. Come ti ha detto Don Biagio. Io ho una casa famiglia. Ci sono tante ragazze che hanno avuto problemi come te. Io stessa li ho avuti, credi. Voglio parlarci. Ma per il tuo bambino, ti l'ultima volta. Forse capirà, forse se non gli creo problemi. Lui mi aiuterà, io voglio andarci. No, si avrà una reazione al contrario, che fai? Serena. Ascoltami. Ora non ti andare via. Vieni con me, ti aiuto io. No, io gli devo parlare. Ma è pericoloso. È pericoloso, credimi. Io ho paura. Ma lui era tanto buono. Non può essere cambiato così. Ascoltami un attimo. L'uomo che tu hai conosciuto e che credevi che era buono, non esiste. È una maschera. Quello di adesso è quello vero, lo vuoi capire? No, io lo amo! Io a questo punto lo denuncio. No, chiamo la polizia. Non esiste. Non capisci, io non voglio questo bambino, non voglio accogliere. Lo volevi anche tu, me l'hai sempre detto. È pericoloso, la devi aiutare. No, chiamo la polizia. Tu sai che è successo anche a me lo stesso. Pronto? Ciao Massimo. Sì, sono Don Biagio. Qui, ciao Don Biagio. Ditemi. Massimo, ho bisogno di parlarti urgentemente. Sì. Sì. Facciamo una cosa, ci vediamo tra mezz'ora al bar, in piazzetta. Sì, vengo con due colleghi, li sto pure a fare. Ok. Ok. Grazie. Ciao Massimo, ciao. Ciao. Ciao, 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 ciao. Ciao. Pare che sia una piazzetta, si gioca con un Don Biagio, lo vedo con un altro amico. Presento l'ispettore Alfano, una peggiore testa. Signor Massimo, stamattina è venuta da me una ragazza. Mi ha raccontato delle parte che era spaventatissima, addirittura ho l'impressione che dietro questi racconti ci sia un giro di costruzione e di maltrattamenti di ragazzi. Certamente, perché era un racconto. Ha detto qualcosa? Ha fatto nomi? Lui ha detto qualcosa, ha parlato di un certo Omar, questa ragazza aspetta un bambino, e il padre, questo Omar, sarebbe il padre, dovrebbe essere il padre di questo bambino. Comunque vi prego di intervenire perché non se ne può più, guardate, è una cosa esagerata. Non ne possiamo più di questi personaggi, per carità. Allora Massimo, mi raccomando. Va bene? Va bene? No, grazie Massimo, grazie, c'ho da fare e me ne vado, grazie. Arrivederci. Ecco, arrivederci. Vediamo, e riprenderemo tutto. Ok, andiamo.
prendere pochi rispetti per tua madre. Ma se non stai zitto da 5, capito? Perché mi prendi a sta zitto? Mi dà una zitta. Ci sembra capito, no? Se capito? Si parla. Ragazze, lo sapete che in questo mestiere nel cuore non si usa? Non c'è, non esiste? Dai, tira fuori i soldi, forza. Qui si lavora. A cena. Ma quale cena? Quale cena? Forza. Sara, brava. È così che ti voglio, così. Tira fuori i soldi. Dai, forza! E che sono? Cos'è questo? Terrore? Allora, non avete capito niente! Non avete capito niente, tu!
Ragazzine, qui si lavora, qui si lavora. Non mi costringete a dire tutto ad Omar, perché sapete come la pensa. Ok, che sia l'ultima volta. E non voglio sentire più questi discorsi, ok? Il bambino che dice? Lontana, tu non mi devi parlare, mi fai schifo. Tu ti devi allontanare da ora, se no ti ammazzo. Lui è il mio uomo e noi ci amiamo. Lasciami, puttana, lascia. Ma tu non capisci che noi non ti amiamo? Ma lasciami. Ehi, basta, basta. Adesso la faccia me la spacco io. Ma che state facendo? Questa puttana. La dovete finire. A litigare ogni volta. E voi avete capito pure voi, eh? E no! E dai! E la divisa! Vieni, vieni! No, non ti muovere! Che andiamo a fare? Vieni! Ma che è bello! Forza! Forza! Non ti muovere! Non ti muovere, forza! Forza, non ti muovere! Via! Guardate! Dimmi! Via! Mamma non ti farà mai del male, tu sei la mia vita. Che bello di lui, sì. Sono proprio felice. Hai avuto il tuo bambino, visto com'è bello? Mamma, esatto, dice che dobbiamo andare. Sì, hai ragione, che sono, scusami. Andiamo ragazze, ciao. Ciao ragazze, pronto. Dani, ma fu stato indato fumo nero. Rimetta qua dentro, la finiva giù. Ma già sta accorto io. Su, su, ma che stai dicendo? Tu non è figlio. Allora mi hai scusato.